Ciao a tutti ragazzi, oggi super recensione di un telefono che molti aspettavate, ovvero Huawei P10 Lite. Quindi mi raccomando un sacco di pollicioni al video, condividetelo. Cominciamo subito a vedere cosa c'è nella confezione. Intanto questa grafica per me è veramente oscena, ok? Era meglio bianco come tutte le altre scatole viste finora. Manualistica e troviamo qua dentro le solite cose, quindi alimentatore. Cavetto USB, micro USB, visto che lo standard è rimasto quello USB, micro USB, e le cuffiette di qualità abbastanza buona, molto simile a altre che già conosciamo. Ok, chiudiamo tutto, quindi confezione discreta nella media. Andiamo a vedere il telefono in colorazione oro. Lo accendiamo, vetro sia frontalmente che posteriormente, sensore per impronte digitali, fotocamera da 12 megapixel con flash LED e autofocus. Tutto vetro anche qua rispetto al P8 Lite 2017, cambia soltanto che qua abbiamo due colori diversi, ma in realtà è comunque un unico strato di vetro. Il frame, altra differenza col P8 Lite 2017, parlerò un po' di queste differenze con questo telefono, in quanto è praticamente lo stesso telefono con qualche aggiunta, ma nulla di più. L'aggiunta più grossa è quella del prezzo. Comunque, dicevo, altra differenza è il frame, che è in alluminio, mentre sul P8 Lite 2017 è in policarbonato molto resistente con una verniciatura simile, però in realtà questo è alluminio. Qua abbiamo lo slot per la SIM in formato nano, più espansione di memoria, oppure due SIM senza espansione di memoria. Qua ingresso per le cuffie e secondo microfono. Qua abbiamo il bilanciere del volume con accensione e spegnimento blocco sblocco. Ingresso micro USB, non sono supportati ricariche veloci o cose del genere. Primo microfono e altoparlante di sistema. Benissimo. Qua abbiamo LED notifica, videocamere, sensori, eccetera, eccetera. Mettiamo la password per il primo sblocco e vi mostro anche subito come funziona l'impronta digitali, anche telefono spento, mettiamo il dito e l'accensione è praticamente fulminea, quindi molto molto valido l'impronta digitale di questo smartphone. Parliamo di caratteristiche. Allora, faccio sempre dei parallelismi col P8 Lite 2017, vi avviso che farò anche dei confronti, uno col P9 che ce l'ho qua a casa e uno vocale col P8 Lite 2017, P9 Lite e anche l'Honor 6X, perché praticamente sono tutti molto 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 simili. Quindi se siete utenti medi e volete prendere uno di questi, magari aspettate qualche giorno, un paio di giorni, perché vi sarà utile per, secondo me, per scegliere un po' quale prendere. Comunque, 14,7 cm di altezza, 7,2 di larghezza, quindi identico al P8 Lite, 7,2 di spessore, quindi leggermente più sottile, 147 grammi, display un 5,2 pollici, Full HD IPS, anche qua lo stesso. Abbiamo il processore iSilicon Kirin 658 come siga, che in realtà è praticamente identico al 655 del P8, quindi 8 core a 64 bit con due quad core da 2,1 GHz e 1,7 GHz, la stessa GPU Mali T830 MP2. Ecco, altra differenza che è quella più succosa, diciamo, ovvero abbiamo 4 GB di RAM, che vabbè, ok, fa scena, e 32 GB di memoria, che forse è quella più importante, perché sul P8 Lite avevamo 16, che magari potevano essere stretti a qualcuno nonostante l'espansione. Se qua volete usarlo con dual SIM, quindi non potete espandere la memoria, avete comunque 32 GB, di cui 25 pieni effettivi, che non fanno mai male, quindi questa è la differenza. Fotocamera 12 più 8 e batteria anche qua la stessa da 3000 mAh. In questi giorni che ho provato mi è sembrato di usare esattamente il P8 Lite 2017 che ho recensito, ma devo ancora pubblicare il video, lo metterò su nei prossimi giorni. E niente, partiamo subito col dire che abbiamo l'Emotion UI 5.1, quindi un po' più aggiornata, e Android 7.0. Le impostazioni sono quelle che già conosciamo, quindi appunto possiamo cambiare la disposizione dei tasti virtuali qua dentro, abbiamo risparmi energetici, abbiamo tutte le solite cose, insomma, nulla di nuovo. Possiamo, boh, le impronte digitali e quant'altro. Sblocco con l'IRI, con... vedete, abbiamo visto anche prima qua. Sblocco qua con la protezione con gli occhi, eccetera, eccetera. NFC, chi più ne ha più ne mette. Ovviamente abbiamo il 4G che prende molto molto bene, tutte le bande sono disponibili, quindi non abbiamo problemi con gli operatori qua in Italia. Il GPS ha preso benissimo anche il primo fix, qualità capsula auricolare e microfono a buoni livelli senza alcun tipo di problema. Parliamo subito della fotocamera, come sempre, facciamo una bella foto al volo per vedere la velocità di scatto. La messa a fuoco è precisa, veloce. Abbiamo le solite funzioni, videocamera anteriore, video in Full HD a 60 frame, anche quella posteriore, non in 4K.
tutti i vari filtri, possibilità di andare a modificare ISO, bilanciamenti, eccetera, eccetera, timelapse e quant'altro. Vediamo i risultati, che sono veramente simili gli stessi a quelli del P8 Lite, ma anche molto simili a quelli del P9, diciamo la verità. Vabbè, questo è andato bene, qua la solita messa a fuoco da vicino. Bene, con uno sfocato gradevole sul fondo. Test di risoluzione sul cartello, che non è affatto male, è venuto anzi molto bene. Boh, la luce è ottimale, diciamo la verità, anche qua colori molto belli, piena luce, quindi ci sta che sia venuta particolarmente bene. In condizioni di poca luce soffre un po' di più, tipo qua abbiamo un po' più di rumore video sul fondo, però comunque anche le macro vengono bene, come vedete. Una buona fotocamera per essere un telefono medio di gamma, come ho detto sul P8 Lite 2017, può dare da del filo trocer ai concorrenti, anche magari con caratteristiche più alti, come per esempio i vari Xiaomi. Ecco qua, in questo campo devo dire che Huawei ha fatto un ottimo lavoro. Qua c'è il mio cagnolino, anche qua definizione del pelo veramente alta. Ok. E niente, bene, quindi fotocamera premiata assolutamente, anche per l'utente medio o un po' più esigente può andare bene. Per quanto riguarda le prestazioni, dicevo prima, abbiamo lo stesso processore e infatti abbiamo anche lo stesso punteggio su Antutu, ovvero circa 60.000, qua 61.000, su quell'altro, su P8 57.000, quindi siamo veramente lì, cambia giga di RAM e basta a livello proprio di specifiche, a parte la ROM. Giochi, ho provato Real Racing e Beach Buggy, sono i soliti giochi di riferimento e girano molto bene, qualche calo di frame, ma quello capita anche sui top di gamma, su Real Racing, è proprio un problema anche del gioco, quindi regge anche i giochi pesanti, scalda poco e la batteria tiene bene, ma ne parliamo dopo un po' con più calma. Parliamo del browser, andiamo su Chrome, dovrei già aver caricato il Corriere, ok, per velocizzare, visto che qua la connessione è quella che è, connessione wifi ovviamente, la SIM l'ho già messa in un altro telefono che sto testando. Ok, diamogli un attimo di tempo per caricare. Comunque in generale vedete come giri molto bene, il dito scorre benissimo sul display, la risoluzione è ottima, anche senza zoomare si leggono bene le scritte in piccolo e i colori anche sono ben calibrati, i bianchi come sul P8 leggermente caldi forse e i neri, vabbè, un IPS, tengono leggermente al grigetto, ma quello è un classico. Ok, usciamo. Parliamo di display, galleria, andiamo su videoprova, vediamo il solito video di test, abbassiamo il volume, magari zoomiamo un pochettino, va. Luminosità massima, che è discreta, si vede abbastanza bene anche al sole, gli angoli di visione sono buoni, come vi dicevo prima, i bianchi un po' caldi, i neri un po' slavati, i colori però in generale sono molto naturali e ben bilanciati. Luminosità più che sufficiente, più che buona, dai. Come anche la qualità di riproduzione. Bene. Sentiamo le casse come si comportano. L'altoparlante, andiamo su musica. Brani. Venice Beach. E mettiamo a palla. Volume abbastanza buono, diciamo che è sufficiente anche per usare maps, voci e altoparlanti in macchina, qualità assolutamente nella media. Parliamo della batteria, 3000 mAh ci porta a fine serata con un utilizzo medio intenso, quindi fa il suo bene, si carica anche in tempi discreti, tutto sommato, nonostante non abbia ricarica rapida, e durata direi assolutamente paragonabile se non identica al P8 Lite 2017 come anche altri telefoni. Ripeto, il confronto arriverà a breve, ci tengo a parlare di questa cosa. Quello che cambia è anche il prezzo perché di listino qua siamo a 349 euro, che vabbè in generale non sono poi così tanti per un telefono costruito bene con tutte queste caratteristiche e quant'altro, 4 di RAM, 32 di memoria, impronte digitali, bel display, buone prestazioni generali, buona fotocamera, ok, quindi in generale non sono tanti, il problema nasce spontaneo quando abbiamo dei telefoni della stessa azienda usciti anche da pochi mesi con aggiornati quasi uguali, con un hardware praticamente identico, con qualcosa in meno che però uno dice ok, costasse 50 euro in meno, tipo non so, il P8 del 2017 che è quello più simile,
costasse 50 euro in meno, vabbè, allora prendo questo, che se ne frega. Il problema è che si trova a 200 euro, quindi sono già 150 di differenza. Mettiamo pure il caso che questo qua si trovi online a 280, tempo qualche settimana, che sarebbe buono. Comunque sono 80 euro di differenza. Sta a voi vedere se per un giga di RAM in più, che alla fine il 50% dell'utenza non utilizza, e per 16 giga di memoria in più, che forse è una cosa più importante alla fine, vale la pena spendere quasi, vale la pena spendere 100 euro in più. Per me la cosa più logica al momento è prendere il più attuale 2017 a 200 euro online. Metterò il link in descrizione per tutti i telefoni comunque qua sotto, se volete. Quindi questa è la mia opinione, ripeto, in generale è un ottimo telefono, veramente anche molto bello, più bello del P8 Lite, è costruito benissimo, tutto funzionante. Nulla da dire, solo il prezzo, vabbè, al lancio ci sta che sia più alto, però finché non arriverà secondo me a 270 euro la scelta va per forza sul P8 Lite 2017. Quindi se invece scenderà di più, allora ottima scelta anche questo, perché comunque, ripeto, è proprio un telefono che mi ha convinto. Dai, quindi per questa recensione è tutto. Ripeto, se arriveranno i confronti, lasciate un bel like, condividete il video. Ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao.